Benvenuti a tutti, è tornato il secondo appuntamento con i filmoni di Venezia nascosti, celati, che non vedrete mai e di cui vi parlerò io, il sottoscritto Arkadin Hammer, che è stato al Lido di Venezia, ha avuto l'onore di vedere questo film. L'altra volta abbiamo fatto un video che metterò qui in alto nelle schede, nel caso qualcuno se lo sia perso, su il nostro magico Behind the Mountains. Non voglio dirvi niente nel caso vi siate persi questa chicca di video e di film. Oggi parliamo di un altro film che ha sicuramente colpito le menti e l'attenzione di chi l'ha visto, The Red Suitcase del 2023, almeno uscita a Venezia nel 2023, non sapremo mai quando uscirà in un vero cinema, scritto e diretto da Fidel De Votta, come scritto qua sotto. Io direi, fra un pochino, prima di dirvi di iscrivervi, mi raccomando, supportatemi, supportate il canale, le tante uscite anime, uscite al cinema, piattaforme, il solito invito che vi faccio, quindi dai, andiamo, spoiler, quindi fra 10 secondi chiamo lo spoiler per questo film che vi devo raccontare personalmente, che è una delle idee narrative più belle, più interessanti dell'ultimo festival di Venezia, l'ottantesimo. Ci siete? Spoiler. Da qui inizia il regno dell'emozione, perché vi racconterò questa storia. Come al solito faccio un piccolo appunto a livello fotografico, registico, per spiegarvi nel dettaglio la trama di questo splendido film, ovvero che è diretto da De Votta. Devo dire che il lato tecnico è anche interessante, se vogliamo dirla, perché è una sorta di noir surreale, quindi ci sono spesso l'uso sì di momenti, location, scene che sembrano molto semplici da vedere, ma c'è un minimo di tecnica dietro, per cui riesci a valorizzare soprattutto il buio, riesci a aggiungere a quell'emozione, a quelle emozioni cupe che il film ti vuole dare. È molto on the road, quindi è tutto molto semplice, che però un minimo di fascino ce l'ha, soprattutto nelle scene all'interno della casa, come vedremo, e anche dei momenti surreali, proprio surreali di suo. Ma andiamo a parlare del film. Siete pronti? Fossi in voi non mi sentirei pronto, però, andiamo. Il film si apre, metterò delle slide che qua ovviamente monterò. Sono poche perché Google stesso ha poche immagini. Che dramma. Dicevo, un film molto serioso, questo ve lo voglio dire, molto serioso, e dobbiamo respirare questo clima intimista, cupo, perché deve entrarci dentro, mi raccomando. Quindi respirate, incominciamo. Red Suitcase si apre di giorno con quest'uomo che deve portare un pacco, in questo caso una valigia rossa, scopriremo. E quindi di giorno va e con il suo specie di furgoncino va in queste strade. Questo inizio che è molto intimista, perché abbiamo questo road movie inizialmente, quasi 10 minuti. C'è una parte in città, ma è molto breve. Uno può pensare inutile, assolutamente no. Ti vuole dare lo stacco fra la città e il resto. Comunque, 10 minuti, un quarto d'ora di quest'uomo che corre su questa stradina di campagna in mezzo alle pecore e le capre, lui che corre e pensi: ma dove vuole arrivare? Con calma, la genialità si vede piano piano, con calma. Tempo passa perché lui si avvede di un uomo che consegna questa misteriosa valigetta rossa che sarà il centro di tutto il film, giusto? E finalmente, dopo un estenuante quarto d'ora, arriva il momento clou, perché arriva la notte, scende la notte, elemento simbolico, e l'uomo deve fermarsi. Non vuole correre sull'autostrada di notte. Sembra avere un problema all'auto. Io la prima volta che lo vidi pensai questo. Però c'è il dubbio che il regista ti mette. Sicuramente non è un fatto casuale, sarà stato intenzionale il fatto di farti vedere quest'uomo senza una linea di dialogo che parcheggia sul lato della strada, e tu dici: avrà un problema, e per questa ragione che non dorme nella sua auto, ma va in questa casa che ha di fronte chiedendo ospitalità, essenzialmente. Quindi quest'uomo attraversa la strada,
e arriva davanti a una casa, bussa alla porta e c'è questo alto uomo che lo guarda in modo molto penetrante, inquietante, lo dice: ma che cosa vuole un assassino, un serial killer? Quindi il dramma, c'è cioè l'inquietudine, c'è cioè la tensione, no? Ti guarda malissimo e essenzialmente dice quest'uomo: sì, puoi dormire qui da me perché c'è la notte, è scura. Io mi sono chiesto perché non dorma nella sua auto, ma è tutto così. Dovete capire che i tempi di questo film sono un po'. Userò un termine forte che magari non dovrei usarlo, ma per farlo capire, molto lenti. Lo scopriremo meglio nella scena successiva, ma anche qua gli sguardi che si lanciano, il protagonista e questo proprietario di casa, ex soldato, scopriremo, sono molto lenti, quasi leoniani, ma senza la musica. Vabbè, quindi il nostro protagonista, quello che consegna i pacchi, quello di Death Stranding, quindi va ed entra, c'è questa scena essenzialmente fissa. Inquadrature cambiano, però siamo sempre nello stesso luogo e sono pochi i cambi di inquadratura. Dove abbiamo seduto al tavolo il nostro protagonista e l'altro proprietario di casa. Avete la fortuna di avere uno youtuber come me che vi dice e vi mostra le scene addirittura, non avendo immagini oppure scene proprio in video, ve lo faccio vedere perché dovete cogliere la grandezza di questo prodotto. Supponiamo che questa sia una tazza, no? E immaginate che io abbia davanti il mio interlocutore. Cercherò di fare entrambi gli interlocutori, no? Abbiamo il nostro protagonista che fa delle domande, perché c'è questo uomo che vive da solo in questa atmosfera molto cupa. Ah, non si sa perché in questi film non c'è mai la luce elettrica, quindi è tutto molto soffuso. Va bene? Non siamo nel 1905, quindi si suppone che ci sia l'energia elettrica, ma non viene usata perché l'horror, sai, elemento. Comunque. C'è questo dialogo che è essenzialmente questo. Cerco di fare i tempi esatti. Vuoi da bere? Cambio di inquadratura. Lui che è così, il nostro uomo, seduto. Ha ascoltato la domanda precedente. Sì, grazie. Cambio di inquadratura, l'altro. Va bene. Questi sono i momenti clou di questo film che dovete assolutamente apprezzare. Quindi per mezz'ora stanno parlando questi due al tavolo, essenzialmente si dicono tre linee di dialogo, ma ci mettono mezz'ora. Che hanno il lag, tipo StreamYard a volte. Quindi hanno il lag. Essenzialmente cosa scopriamo? Che l'uomo che aveva la casa era un soldato che è tornato dalla guerra perché del Nepal, si suppone, che non viene detto. Nepal, qua dice, paesi Nepal, Sri Lanka, non si sa bene in che anno sia. Una guerra, beh, a caso, e niente, è lì da solo perché la guerra. Il giorno dopo l'uomo deve consegnare sempre sta cazzo di valigia rossa o no? Ok. E si mette in viaggio. Quindi la mattina se ne va, il soldato, diciamo, non vuole. Dice: ma stai un po' qua con me. Lui: no, devo consegnare questa valigia rossa. Ovviamente non sappiamo nulla dei due personaggi, eh? Scavo psicologico meno 45, però è interessante il silenzio, i gesti lenti, no? Tutto così, molto bello questo film. Quindi lui va e poi il giorno dopo riparte. Intanto, siccome il suo film dura 87 minuti, cioè sarebbe un cortometraggio, ma per arrivare a diluirlo in 87 minuti, tolto la scena finale, devi pur far vedere qualcosa, o no? Giustamente, grande tecnica narrativa. E quindi che cosa succede? Che ci spostiamo su una donna in questo unica location, una donna sempre al buio perché la luce elettrica non si paga, mi raccomando, che aspetta qualcuno. È una donna tipica di quelle zone, quindi vestita quasi alla Stranger
simile alle donne col burka, hanno questi lunghi abiti che le coprono tutte o quasi, una donna incinta, capiamo con questa scena, sta aspettando quello che è suo marito. Il marito che entra, che noi dopo capiremo che è una scena di grande pathos, ma giustamente la recitazione è minimale, perché ci mancherebbe. Questo uomo entra, anche lui con lag, guarda la moglie per 10 secondi, poi le si avvicina e la moglie con un sospiro di voce, dopo 10 secondi ovviamente, dice: "Ah, tuo figlio, tu sarai padre." E loro si abbracciano, ma proprio un minimo, no? Moglie e marito si danno questo abbraccio così. Devo scegliere anche il nome per il bambino, adesso non ricordo quale sia, scusate, però è questa scena. C'è una prima scena così. Torniamo al nostro Death Sending Man, l'uomo che consegna le cose. La valigia rossa deve essere consegnata e lui di nuovo 10 minuti di film in cui cammina per una strada, continua il suo viaggio, essenzialmente è un road movie, no? Abbiamo detto che è un road movie. Continua, ma non succede niente, eh. Belle dronate dall'alto, niente. Bello, è vero. Bella idea. Ah, già qua vi dico in modo ingiusto, a mio parere, già a fine primo tempo ho visto metà persona andarsene dalla sala e non capisco il perché. Io sono rimasto non perché volessi vedere quanto facesse schifo questo film, assolutamente no, ma perché me lo stavo gustando fino all'ultima scena. Cioè, io volevo capire il mistero di sta Red Sweet Case che si porta dietro, che cosa rappresenta, perché avevo compreso che fosse un simbolo, ma volevo vedere fino alla fine che cosa ci fosse dentro. Comunque, siamo rimasti al nostro uomo che la mattina dopo viaggia senza che succeda niente di che, e siamo già nella seconda metà. C'è un'altra scena, forse la più emblematica del film, la più strana, la più penelopiana, simbolica. Abbiamo un flashback della moglie, ok, quella di prima, che era incinta. Che è ancora incinta, mi pare, o gli è nato il bambino, non mi ricordo, mi pare sia ancora incinta. No, 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 è nato il bambino, scusa, perché c'era anche prima. E cosa succede? Che lei sta in questa stanza e vede questa valigia rossa per terra, è lei che si avvicina, mi pare, e da questa valigia vengono fuori delle strane cose, sorta di visioni stile horror. Dove vede anche suo marito, cose stranissime, una scena emblematica. Dici wow, no, che ha anche girato un minimo bene. Dici, oh, interessante. Cosa rappresenta? Che il marito è tornato? Cosa significa? Il finale ce lo dirà. State tranquilli, il finale vi dirà tutto. Ok? Perché è chiarissimo. L'uomo finalmente arriva alla fine di questo lungo viaggio che ha fatto col suo furgoncino, arriva proprio nella casa della donna, in questo grande cortile fuori dalla casa, si ferma e l'uomo scende e prende questa cassa, la cassa che si era portato dietro, mi pare. Sì, era la cassa, l'aveva portata lui o altri? No, lui, giustamente. Lui va dietro al furgoncino, tira fuori questa cassa, la mette per terra davanti alla moglie che vede che suo marito è morto. E quale domande? Quindi, se l'ho immaginato fin dall'inizio, che anche la prima volta con la moglie, no, che dà il benvenuto al marito, vi ricordate? Era una visione o è vero? Perché la seconda sicuramente era una visione simbolica, quando c'era la valigia rossa, no? Quindi, però adesso c'è la spiegazione di tutto. State tranquilli che c'è la spiegazione di tutto. Perché l'uomo, dopo che la moglie sta piangendo sul corpo del marito, anche lui tornato dalla guerra, morto in guerra, prende la valigia rossa. Ah, e qua finalmente è tutto chiaro. La mette vicino al cadavere, alla cassa, scusate, dell'uomo morto e sua moglie, se ne va e noi scopriremo cosa c'è dentro la valigia. La donna la apre questa valigia, e cosa c'è dentro? Niente. Ragazzi, che devo. Niente, niente. Come non fate a non capire
Film come questo, sì, un po' lentino, ma è entusiasmante, dai, bello, molto bello, che ho premiato fra le peggiori trovate di sceneggiatura del 2023, nel caso fosse un film del 2023, perché è degno della Merda d'Oro 2023, perché film straordinario, straordinario. Una curiosità. Fa più schifo secondo voi la trovata di Behind the Mountains o di Red Suitcase? Perché Red Suitcase, diciamo così, Red Suitcase qua è più filosofica, quindi ha più ampie pretese, se vogliamo. Mentre Behind the Mountains, per chi l'avesse visto, è proprio anche una presa in giro perché vuole far passare questo potere che ha il nostro protagonista, che non dirò qual è, come se fosse un qualcosa di quotidiano, di vero, di vissuto, quindi anche una presa in giro. Secondo me, Behind the Mountains è ancora più una presa in giro perché Suitcase comunque vuole fare il grande film d'autore, quello super simbolico, e quindi si ferma un po' lì. Però stiamo parlando di due proprio idee del cazzo, eh? Ciao.